Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vado a recensire insieme a voi questo speaker Bluetooth acquistato su Amazon ad un prezzo, pensate, di soli 20 euro in occasione dei Prime Days. Ora costa quasi 40 euro e vi lascio comunque il link in descrizione di questo modello che vedete qui nella recensione. Non vi confondete con l'altro modello simile ma più vecchio che ha alcune caratteristiche che differiscono. Andiamo a vederlo insieme. Vi dico comunque che ci sono diversi colori, tra cui rosso, blu e nero. Questo qua è nero, mi piaceva nero comunque, e il prezzo nero costa anche di meno. Quindi ottimo affare secondo me. Perché? Perché l'ho acquistato per un fattore di avere della musica nella mia home gym. Come vedete si trova lo speaker su una panca da palestra, e l'ho acquistato quindi per avere la musica mentre mi alleno. Devo dire che per i miei 18 metri quadrati di home gym, una stanza di 18 metri quadrati, rende veramente bene e non c'è bisogno neanche di metterlo al massimo del volume, perché il volume al massimo è davvero forte, e quindi devo dire che già su un medio alto volume rende veramente bene, ci si può allenare, e mi ha soddisfatto molto questo speaker. Adesso mentre lo vado a spacchettare vi dico anche il perché. Innanzitutto, come vedete, uno dei motivi è che ha 24 ore di autonomia, è IPX7, quindi si può usare anche sotto la doccia, in piscina o dove più vi pare, e Bluetooth ovviamente, ha 18 mesi di garanzia. E la cosa che mi ha colpito soprattutto è il fatto che è davvero piccolo come dimensioni. Io infatti appena lo sono andato ad aprire ho detto: caspita, non mi aspettavo che fosse così piccolo. Non è che magari le dimensioni così piccole sono sinonimo di suono alla fine magari poco potente, eccetera, e invece provandolo anche all'aperto ha veramente mi ha dato veramente una resa ottimale. Come vedete è tutto protetto, e questo qua è il materiale gommato nero e come si presenta. Guardate anche il design dei tasti, molto belli, si intravedono i due speaker, non so se riuscite, 1 e 1 2, e qua ci abbiamo anche il LED. Vado ad accenderlo subito. Devo dire che vabbè, qua ci sono i gommini antiscivolo. Devo dire che sono già andato ad abbinarlo, quindi ho già fatto il pairing col mio telefono, è veramente intuitivo. Schiacciate il simbolo Bluetooth e sulle impostazioni del vostro smartphone trovate ovviamente Anker. Quindi lo andate ad abbinare schiacciando semplicemente dal telefono e poi il gioco è fatto. Cavettino che non fa mai male per ricaricarlo. Ha uno sportellino ermetico, anche questo gommato. Se non sbaglio ci sono anche due micro calamitine, questi due fori, che dovrebbero tenerlo bello saldo. E come vedete avete l'entrata per il cavettino, che è incluso nella confezione come vi ho fatto vedere, e l'entrata per il cavetto aux in. Quindi potete anche usarlo senza Bluetooth. A me piace veramente tanto come materiale, rimangono un po' le impronte ovviamente, però non è un problema perché anche con un panno umido si riesce a pulire. Sono già andato a testarlo e adesso vi farò sentire brevemente come si sente l'audio, ma devo dirvi che le impressioni sono veramente positive, sia in termini di potenza sia in termini di bassi. In termini di bassi, anzi, è veramente sorprendente come si sentono i bassi profondi, ma anche in termini di acuti non disdegna per niente. Sull'impostazione massima del volume incomincio un po' a risentirne, però devo dire che rispetto anche a dei modelli che avevo provato in passato, non personalmente, non testati, è veramente ottimale come modello. Anche perché non ha un prezzo eccessivo, se pensiamo che con 20-30 euro riuscite a portarvi a casa uno speaker così piccolo ma veramente così performante. Vi leggo al volo due dati tecnici così potete un attimo orientarvi se acquistarlo o meno. Allora, ha Bluetooth 5
con connessione ovviamente tra dispositivo e soundcore. La connessione rimane fino a 20 metri, potete quindi allontanarvi per 20 metri e funzionerà. Due driver personalizzati da 12 watt di potenza audio stereo e i bassi profondi, bassi intensi, così dice sulla pagina del venditore. Abbiamo come dimensioni 165 mm x 54 x 45 e ovviamente la protezione che vi dicevo prima, IPX7. Altri dati li potete trovare ovviamente sul link in descrizione che vi lascio qui sotto, e devo dire che questo modello rispetto a quello precedente è più performante per alcuni aspetti, se non sbaglio anche per la potenza. Andiamo a fare immediatamente la prova di test e poi sarà a voi giudicare se acquistarlo o meno. Io lo ricomprerei ad occhi chiusi. Partiamo con la prova. Il volume non è al massimo, è al minimo, diciamo. Ovviamente potete anche regolare la traccia da sopra la cassa, da sopra lo speaker fisicamente o dallo smartphone. Inizio ad alzare il volume. Come vedete sui volumi, sul volume massimo, gli acuti grattano un po', ma i bassi sono veramente potentissimi. Bene, questa era una piccola prova audio, spero che la recensione vi sia stata utile, link in descrizione del prodotto, iscrivetevi al canale, se avete domande non esitate a pormele. Alla prossima review!